Signori, il capocannoniere del Torino con 436 presenze, 170 gol, scudetto 76, Coppa Italia 71, detto Puliciclone, Paolo Pulici, eccolo! A Torino, Torino sempre in vantaggio della Fiorentina per 3-2 e c'è ora un contropiede solitario di Pulici, supera anche Superchi e solo davanti alla porta sguarnita, gol 4-2 per il Torino con Pulici a segno alla mezz'ora. Situazione a un quarto d'ora dal termine a Torino, Torino 4, Fiorentina 2 a 13. Pulici riceve i complimenti anche dall'allenatore dei Viola, Mazzoni. Torino, Pulici di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. Pulici ha raccolto con precisione, con tempismo perfetto davanti a Boranga con un colpo di testa in tuffo un cross teso a mezza altezza di Graziani e ha insaccato sulla destra della rete del portiere del Cesena. Amici di Idea Radio e Dinner Tonight, oggi sono realmente emozionato mentre sto per intervistare un mito del vero calcio, del calcio romantico degli anni 70 e 80. Un grande campione, Paolo Pulici. Ciao campione. Ciao, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi ai microfoni di Idea Radio, di averci concesso questa intervista e grazie anche ad Eraldo Pecci che è stato con noi la scorsa settimana e che mi ha messo in contatto con te e che ha permesso questa intervista. Diciamo che con Eraldo c'è un rapporto eccezionale, non solamente quando giocavamo insieme eravamo ottimi amici, ma siamo rimasti anche, diciamo, col passare degli anni, ecco. Bene. Una cosa molto bella. So che vi siete anche visti in questi giorni per festeggiare ancora quello scudetto. Sì, dobbiamo ringraziare questa gente che ha voluto a tutti i costi riunirci per festeggiare, per ricordare quegli eventi. E devo dire che è stato una due giorni veramente eccezionale. Ci siamo trovati bene in mezzo a delle persone che amano il Toro e che soprattutto amavano quella squadra che gli ha fatto toccare il cielo con un dito, come dicevano. Allora amici, per farvi capire la mia emozione, provate a pensare ad un bambino di 6-7 anni di oggi, che ne so, che avesse come mito calcistico uno come Totti, per esempio, al quale viene data l'occasione di parlare con il suo campione. Ecco, quel bambino oggi sono io, che a 6-7 anni aveva Paolo Pulici come idolo e ora a 44 anni ha questo onore di intervistarlo. Quindi ancora grazie Paolo. No, niente, è un piacere, una soddisfazione personale essere così, dopo tanti anni di aver smesso di giocare, essere ancora cercato, quindi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Paolo, 170 gol in 15 anni di permanenza con la maglia granata del Toro. Nonostante siano passati questi 37 anni dalla vittoria dello scudetto del 76, resti ancora la leggenda vivente, il simbolo, la bandiera mai tramontata nella tifoseria granata. Come si può spiegare tutto questo? Ma me lo sono domandato tante volte anch'io, infatti tante volte quando si è in mezzo ai tifosi si chiede, si parla e gli dico: ma cosa ho fatto io di diverso dai miei compagni per meritarmi questo, diciamo, questo aggettivo, questa importanza? Fai loro, qualcheduno mi ha detto che perché io sono rimasto quello che ero, e questo mi fa un enorme piacere perché vuol dire che mio papà mi ha insegnato bene come si sta al mondo. Senti, il giovane Pulici arriva al Toro nel 67 con all'epoca i campioni del Toro erano Gigi Meroni, che poi scomparve poco dopo, un grande capitano come Giorgio Ferrini, il presidente Pianelli, il Philadelphia come campo d'allenamento, quello del grande Torino scomparso a Superga. Quindi per un giovane che cosa significava? Ma diciamo che per me forse è stato un qualcosa di doppio, anche perché
Fa, io ho incominciato veramente, diciamo, a giocare a pallone nel vero senso della parola a 15 anni. Prima non, al paese era piccolo, non c'era il campo da calcio, si giocava nelle piazze, ma era tutta una cosa personale, non c'era nessuno che ti dava una dritta di come stare in campo, di come giocare, di come fermare o passare la palla. Quindi per me arrivare lì e trovare tutti questi insegnamenti è stato un qualche cosa di eccezionale. Mi ha aiutato tantissimo a diventare, tra virgolette, quello che sono stato dopo, proprio perché avevo una voglia di imparare pazzesca. Io parlavo con dei ragazzi che avevano avuto per 4-5 anni gente che gli insegnava a giocare. Io invece sono arrivato lì che avevo solo la mia conoscenza personale, basta. Quindi mettermi a confronto con loro è stata una soddisfazione enorme. Tu parli spesso di Ober Danussello, in quegli anni allenatore delle giovanili del Torino, e di aneddoti legati alla stagione con in panchina Gustavo Giannioni, no? L'uomo col colbacco. Parlaci di quel periodo, ma è vero che Giannioni una volta ti ha messo anche in porta? Ma è vero, sì, è vero anche perché all'inizio io gli ho dato del matto, però poi ho capito qual era il suo modo. Era un modo come un altro per farmi capire molto prima che spiegandomelo a parole cosa voleva dire stare in porta. Logico che dopo io quando mi trovavo davanti al portiere sapevo e ragionavo sulle difficoltà che avevo provato io e quindi era tutto più semplice per me. E questo grande Ober Danussello che cosa ti ha insegnato? Tanto Ober Danussello è stato l'artefice principale di quello che mi ha fatto imparare ad operare tutti e due i piedi. C'è una cosa anche da ridere, ma molto bella, perché fa un giorno mi fa: qual è il tuo piede preferito? Il destro. E qual è il piede più forte? Il destro. Bugiardo. E ho detto: io ci sono rimasto male. Ma come bugiardo? Ha fatto: sì, perché quando calci su che piede sei appoggiato? Sul sinistro. Fai te quanto pesi? Il pallone pesa solo 420 grammi, te pesi 60-70 kg, quindi quel piede è più forte. Se impari a usarlo, ed è stato vero, perché poi Sì, di gol anche di arrivato al sinistro ne hai punto. fatti tanti. Esatto, poi ero arrivato al punto che da fermo preferivo il destro, logicamente, perché era diciamo, il mio piede di nascita. Però con la palla in movimento preferivo il sinistro perché avevo più potenza, più forza reale, ecco, ed è una cosa vera quella. Arriviamo all'anno dello scudetto. Eraldo Pecci la scorsa settimana ci ha parlato del suo nuovo libro, Il toro non può perdere, che racconta appunto quell'anno fantastico, da dentro il vostro spogliatoio proprio. Un gruppo straordinario, Paolo. Ma è stato un gruppo veramente eccezionale, lo è tuttora. La dimostrazione è che quando ci troviamo la gente fa: ma voi vi siete visti ieri sera? Fa: no, magari stai anche 2 anni senza vederti, però quando ci si trova si era così affiatati che sembra una cosa naturale, non ci siamo mai, diciamo, staccati da quell'affetto che ci legava quando eravamo in campo e tante cose le abbiamo, diciamo, cancellate o fatte sembrare meno difficoltose proprio per questo rapporto che c'era veramente forte. Quali sono i tuoi ricordi più belli di quella stagione trionfale? Ma io quando mi chiedono, rispondo sempre che io sono stato fortunato perché nel gruppo sono stato quello che ha messo il tetto sulla casa. Logicamente non si parte mai dal tetto, ma bisogna partire dalle fondamenta. E avevo sia le fondamenta che le strutture portanti molto forti e molto belle. Io dovevo solamente chiudere il lavoro fatto da tutti e ho cercato di chiuderlo nel miglior modo possibile facendo gol. Decisamente sì, direi. Come nacquero questi gemelli del gol Pulici e Graziani? Ma cominciamo a giocare assieme qualche anno prima. Fa logico che quando ti trovi due ragazzi giovani, Ciccio era più giovane di me di 2 anni, quindi si trattava di lavorare in simbiosi. Secondo me la cosa più bella che avevamo io e Ciccio era che non ci davamo mai fastidio dentro l'area di rigore. Uno era sul primo, l'altro sul secondo, uno andava incontro, l'altro si allargava. Quindi davamo la doppia possibilità ai compagni di scegliere dove secondo loro in quel momento era più giusto dare la palla.
fondamentalmente non c'era invidia in campo, si giocava tutti solo esclusivamente per far vincere la squadra, e questa qua è una cosa molto ma molto bella. Due grandissimi campioni, ricordo ancora la tua battuta sul cross del gol scudetto, quello col Cesena, quando gli dicessi e Ciccio, ma un po' più alta non la potevi mettere sta palla? La sei andata a raccogliere praticamente a terra tra i piedi di Danova, che poi l'anno dopo diventerà un giocatore del Toro, no? Esatto, poi Gigi è venuto da noi, infatti anche lui, quando, perché ormai i tifosi poi gli chiedono cosa in quel momento lui ha provato, io ho trovato una sorpresa, mi sono visto questo che era 2 metri dietro di me, quindi lui pensava che sul pallone c'era lui e basta. Certo. E giustamente io per poterlo prendere ho dovuto buttarmi in quella maniera, e lui ha detto mi sono visto questa testa sbucare dal di dietro, l'ho guardata senza colpirla, perché se calcio gli porto via la testa. Allora, come vivevi i derby con la Juventus, Paolo? Ma i derby si vivevano non dalla settimana prima, ma forse anche da 15 giorni prima. Diciamo che la partita prima del derby quasi sempre era una partita tra virgolette di preparazione, d'allenamento, non era mai tesa come quella che giocavamo contro la Juve. Logico, poi c'era il valore dell'importanza di una stracittadina come quella, dove per il Torino erano diciamo i poveretti, per la Juve erano i signori, gli agnelli e tutto, quindi i poveretti che battevano i grandi erano una soddisfazione doppia. Come ho letto da qualche parte, sembra che Cucureddu, difensore della Juve, che poi forse è diventato anche tuo amico negli anni, vero? Sì, abbiamo fatto anche il militare assieme. Sostiene, cioè, insomma, che quando tu giocavi, oltre ad avere la maglia, anche gli occhi erano granata. Sì, è capitato nel derby dove ho fatto un pallonetto a Dino, che lui l'ha toccata con la mano e c'era Antonello sulla riga. Quando ho messo la palla dentro in porta, lui poi è caduto per terra, l'ho rivisto poco tempo fa da qualche parte, e so che mentre andavamo giù in giro con la nazionale o da qualche parte che eravamo assieme, mi ha detto Madonna Paolo, mi hai fatto paura, vedi gli occhi come la maglia. Pensa un po' che cosa significava giocare un derby in quegli anni. Il tuo derby più bello? Ma i derby erano tutti belli, anche perché quando giocavi derby e poi eri quello più temuto, quello che nessuno voleva marcare, quando ti dicono così ti si apre di più il cuore ancora. C'era Bruno Bernardi, che era giornalista della Stampa, che era tifoso malato della Juve, ricordo, dichiarato. E lui una volta è arrivato e mi fa Paolo, non c'è nessuno che ti vuole marcare, e ho detto allora abbiamo già vinto il derby. E in effetti un po' di timore c'era, soprattutto tu ricordi anche quel famoso gol, credo nel 72 sia, o quando insomma fai quella galoppata dopo un calcio d'angolo contrario e riesci a segnare, insomma, raccontalo tu che è ancora più bello. Ma è stato veramente una cosa, penso che se nel calcio la velocità è quella di tirare in porta più volte possibile, da un tiro, da un corner contro di noi, dopo circa 7-8 secondi io ho fatto gol dall'altra parte, quindi questa era già la cosa velocissima. Ma quello che mi ha fatto specie è vedere Dino fuori dai pali, cosa che lui non faceva mai, e io forse da incosciente, dopo uno dice no, hai fatto benissimo perché hai fatto gol, però ho rischiato un tiro da 35-40 metri e l'ho messo all'incrocio dall'altra parte. Logico che per i tifosi è stato un qualche cosa di eccezionale, per me è stata la soddisfazione di non aver sbagliato. Certo, senti, come vedi, i tifosi granata non dimenticano niente, no? Io sono uno di quelli, quindi le cose che hai fatto difficilmente si dimenticano. Tu sai che cosa sei nel cuore dei tifosi del Toro, ma per te cosa sono i tifosi granata? Allora, io ti dico una cosa sola che me l'ha detta un vecchietto, dico l'altro ieri, nel 67, quando era fuori dal Philadelphia, che avevamo appena finito di fare un allenamento e c'è stato, adesso non mi ricordo chi, che non ha fatto gli autografi, è andato via, forse era arrabbiato, non so per quale motivo. E un vecchietto mi fa, vedi Paolo, ha sbagliato proprio in pieno. E io ho detto, perché ha sbagliato in pieno?
gli ho detto, perché ricordati una cosa, che voi giocatori, senza noi tifosi, non siete nessuno. E questa è stata una delle cose che mi ha fatto capire che non è solamente nel calcio, anche nella vita questa è realtà, che bisogna essere capaci di mettersi a disposizione della gente per avere più affetto e più armonia. Amici, come sentite, stiamo parlando anche non solo di un campione sportivo, ma anche di un campione, come voglio dirlo io e non tu chiaramente Paolo, di un campione veramente di umiltà, forse come ce ne sono pochi. Paolo, hai fatto parte della nazionale nei mondiali del 74 in Germania, nel 78 in Argentina, nel 77 hai contribuito anche con i tuoi gol alla qualificazione per la fase finale di quel mondiale. Eppure in Argentina il CT Berzot, che oltretutto aveva giocato anche con la maglia granata negli anni 50, nonostante tu continuassi a fare tanti gol anche con la maglia del Toro, preferì far giocare altri attaccanti come titolari. Diciamo che con quello che ho fatto forse qualche cosa in più mi sarei aspettato. Però posso dire di aver stabilito un record, di aver fatto due mondiali sempre in tribuna. E quello in Argentina da capocannoniere del campionato. Diciamo che fino ad allora ero l'unico in Italia che aveva vinto tre classifiche cannonieri, quindi un record ce l'avevo ed è un record molto grosso che poi è riuscito un certo Platini a eguagliare. Quindi insomma... Che non era italiano. Parecchi anni dopo, che non è italiano. Io come italiano sono più bravo, infatti come segno ogni tanto quando ci proviamo me lo rinfaccia. Eraldo Picci mi ha raccontato di un giovane Pulici che fuori dal campo era abilissimo nelle manifatture artigianali e nel modellismo. Coltivi ancora questa passione? Certo, anche perché fondamentalmente quando diciamo come fai a conoscere certe cose, io prima di giocare ho lavorato, certo. Perché una volta per fortuna lavoro ce n'era e ce n'era abbastanza, ma quindi ho lavorato in officina sul tornio, ho imparato cosa voleva dire fare certi tipi di lavoro pesanti e leggeri nello stesso tempo. Se uno sta attento e si fa consigliare bene dagli esperti, come presumo di aver fatto io, ho imparato tante cose che poi sono servite nel gruppo, da fare le valigie come dice Rando nel suo libro, ad aggiustare gli orologi, da far vedere la televisione, che non erano come quelle di adesso logicamente su Pullman, che ogni 10 minuti cambiavano sintonia. Quindi era, per me era un divertimento, era un gioco, per loro era una meraviglia perché nessuno di loro sapeva fare quelle cose. Oppure l'ovazione, come dice Eraldo, quando riuscissi ad aprire i frigobar dell'albergo, insomma. Anche quello è un passo da ricordare nel suo libro. Sì, ma infatti, ma erano cose che proprio per la bellezza di quella compagnia facevi delle cose che in teoria non si dovrebbero fare. Insomma, sei stato un giovane calciatore, ma naturalmente sarei stato anche un giovane ragazzo, quindi ascoltavi della musica. Che musica ti piaceva ascoltare in quegli anni? Ma diciamo che preferivo ascoltare i Beatles, che erano quelli che mi trasmettevano qualcosa. Magari gli altri li ascoltavo, ma con meno frequenza, ecco. Beh, naturalmente stai parlando di chi ha praticamente fatto la storia un po' della musica, quindi insomma stiamo parlando di qualcuno. La musica ancora oggi si ispira spesso a determinati musicisti e i Beatles ne fanno sicuramente parte. Con quali campioni hai legato di più nella tua carriera di calciatore, sia del Toro che avversari naturalmente nella tua carriera? Ma diciamo che nel Toro dire un nome piuttosto che un altro sarebbe una bugia. Diciamo che inizialmente forse ero più legato a Claudio Sali e a Castellini perché eravamo in appartamento assieme, quindi prima di sposarsi eravamo tutti e tre lì, quindi c'era anche il gioco di aiuto tra compagni di squadra e di ragazzi che stavano crescendo, senza contare il capitano che secondo me è stato quello che, oltre a Ussello, è stato quello che mi ha dato colpo di grazia per diventare e imparare a gestirmi diciamo l'area di rigore in una certa maniera. Ma poi gli avversari, diciamo un po' tutti quelli che giocavi contro, perché una volta che li trovavi fuori dal campo durante i 90 minuti non ce n'era per nessuno. Io giocavo per il Toro, quindi erano botte da ordi di conquistare palla, ma fuori dal campo poi tutto finiva e c'erano gli uomini che dovevano guardare altre cose, quindi c'era il rapporto che poteva essere la nazionale, altre che
o la vita stessa naturale che vedevi in città o al ristorante, ecco. Qualche tempo fa ho sentito Picchio Desisti e raccontandogli che era un tifoso del Toro mi diceva: guarda, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 andare a Torino per noi era sempre un problema. Ci pensavamo durante tutta la settimana sperando di poter portar via un punto. Quindi insomma diciamo che voi sapevate benissimo, cioè gli altri sapevano benissimo con chi avevano a che fare, insomma, in mezzo al campo. Diciamo che il Toro aveva una caratteristica, che dal primo minuto al 90esimo non mollava mai, anche se era sotto di 4-5 gol, non si finiva mai di giocare. Anche perché giustamente bisognava premiare quei tifosi che venivano a vederti. È logico, se parti con questo presupposto difficilmente riuscivi poi a rovinare la festa, anzi quasi sempre riuscivi a conquistare quei punti che per i tifosi volevano dire tanto. Senti Paolo, nel calcio degli anni 2000 non esistono più le cosiddette bandiere, come sei stato tu, giocatori che insomma legano il proprio nome a una sola società, a parte credo Totti adesso nella Roma, una caratteristica invece di molti calciatori degli anni 70-80. Tu come hai resistito in quegli anni ai corteggiamenti di squadre come Inter, Milan e altre, insomma? Ma niente, quando indossi una maglia e c'hai dei compagni che sai che puoi lottare per certi traguardi, magari non era tutti gli anni la stessa maniera per la Coppa, per vincere lo scudetto, però giocavi per la Coppa UEFA, per la Coppa delle Coppe, che hanno tolto, non so per quale motivo, per un'altra Coppa veramente bella. Quindi c'era l'importante, andare a giocare da un'altra parte dovevi cambiare completamente tutto e non sapevi se trovavi quell'armonia che avevamo noi, anche perché poi quando ci si trovava in nazionale o in giro l'armonia che avevamo noi del Toro era diversa, era più reale, più forte, e questo mi ha così, diciamo, fatto pensare che andare via da Torino non sarebbe stata una cosa bella per me. Invece nell'estate dell'82 il Torino ti cede all'Udinese. Che sensazioni provasti? Beh, diciamo che più che il Torino mi ha ceduto, il Torino mi ha abbandonato. Perché Pianelli, quando ha venduto il Toro, ha fatto una cosa che aveva sempre giurato di fare nella sua presidenza. Che finché lui era presidente io avrei giocato per lui e basta. E l'anno che ha venduto il Torino mi ha regalato il cartellino, cosa che prima erano delle società. Regalandomi il cartellino non ero più del Toro, e quelli del Toro hanno pensato bene, quelli di allora del Toro, perché non erano più quelli che c'erano prima. Hanno detto che io, almeno senza parlarmi direttamente, che quella è ancora una cosa brutta, perché se me lo dicevano chiaro e tondo in faccia potevo anche capirlo. Però io ero vecchio per giocare nel Toro, senza offesa a Selvaggi che aveva 2 anni meno di me, l'hanno preso. Ma io ricordo che alla terza giornata di quell'anno, con la maglia dei friulani, segnassi a Firenze 2 gol di testa bellissimi, con i quali l'Udinese vinse la partita. Non sembravi affatto un giocatore da cedere in quel momento. Ma diciamo che anche gli amici tifosi che erano a Torino mi dicevano che quando facevo gol la curva maratona esplodeva. Ho detto, non vorrei essere nei panni di quelli che giocavano con la maglia del Toro al mio posto se non riuscivano a fare gol in quel momento. Negli anni, Paolo, siamo passati dal calcio romantico a Calciopoli. Come può succedere tutto questo? Ma perché ora non conta più l'attaccamento alla maglia, ai tifosi tuoi, una cosa, ormai contano solo i soldi. Quando contano solo i soldi è facile cadere in queste stupidate. Logico che dopo a spiegarlo ai tifosi non è una cosa semplice. Non sei mai stato un tecnico o un dirigente di una squadra di Serie A, e tantomeno del Torino, come mai? Perché io ho cominciato a fare, tra virgolette, l'allenatore vero a Piacenza. Con Tita Rota mi voleva far giocare, appena smesso io gli avevo detto che per rispetto ai miei tifosi non sarei andato a giocare in C2, cosa che era il piacere in quel momento, e lui mi ha chiesto se andavo a dargli una mano, visto che lui aveva dei problemi molto grossi alle gambe e alle ginocchia, se andavo a dargli una mano. Ci sono andato, ho capito cosa voleva dire essere giocatore e essere allenatore, perché lui tutta rotta mi aveva detto: guarda Paolo, che il giocatore è quello che ubbidisce gli ordini e fa,
quello che chiede l'allenatore, l'allenatore invece è quello che deve dare le dritte e gli ordini. Quindi è una cosa completamente diversa, bisogna provare e toccare con mano per rendersi conto delle difficoltà. Io ci ho provato con soddisfazione per 3-4 anni e mezzo circa, perché oltretutto dalla C2 sono andato in Serie B col Piacenza, quindi ottenendo anche dei grandi risultati. Ma però poi un giorno mi sono trovato a dover discutere in malo modo con due ragazzi che per loro valeva solo il Dio soldo e non tutto il resto, e a loro preferito gestire, diciamo tra virgolette, i bambini che amano il calcio, quello che hanno insegnato a me. E proprio qui volevo arrivare, raccontaci cosa fa adesso Paolo Pulici a Trezzo sull'Adda. Ma mi diverto con i piccolini, ma piccoli nel vero senso della parola, perché se faccio conto che ieri sera ho chiuso la stagione con diciamo i primi calci qui dell'Atrizio, ma ero in campo con i bambini del 2005, 2006 e 2007, quindi l'ultimo anno d'asilo e il primo secondo elementare. Però quello è il calcio vero, è il calcio dove loro vogliono divertirsi, vogliono imparare tutto e non, dei soldi non sanno cosa sia il discorso. Guarda, sappiamo benissimo cosa loro danno a te, cioè cosa tu dai a loro, ma facci capire cosa ti restituiscono in questo ambiente, in questa situazione così diversa dal calcio importante. Ma per me il calcio vero è questo, il gioco del calcio, nel divertimento. A me hanno detto: Paolo, se te vai in campo allegro e contento li fai divertire tutti, se entri arrabbiato li fai arrabbiare tutti, ed è vero. Uno che non ha voglia in campo si vede subito. E fa chissà quanti tifosi le rabbie che hanno addosso da non poter vedere qualcuno invece che ha più voglia di rendersi disponibile a qualche sacrificio per ottenere il risultato. Fa, i bimbi da loro non voglio il risultato, io da loro voglio che imparino e si divertano. Quando loro si divertono e imparano va benissimo, anche perché da piccoli bisogna imparare, da grandi che poi si dovrà anche nella vita vincere. Anche perché, insomma, come genitore avvicinarsi a Paolo Pulici e magari dirgli: senti, ma forse è meglio che fai così e così, mi sa che non è il caso, eh? No, ce ne sono comunque che hanno sempre qualche cosa. Mio figlio ha giocato un minuto meno, mio figlio di qua, mio figlio di là. Però tante volte dico: se io chiedo a tuo figlio di farmi una cosa e lui me la fa, però durante l'evolversi della partita, se i genitori, i nonni, le mamme che gridano fai questo, fai quell'altro, ed è in contrasto con quello che gli ho chiesto io, logico che il bambino poi si trova a metà strada e sbaglia per tutte e due. Io dico: questo non è voler bene ai bimbi, questo voler dire volerli male, lasciamoli divertire, lasciamoli sfogare. Adesso non chiedo io a loro il risultato pieno, gli chiedo solamente di mettere in pratica quello che si fa durante gli allenamenti. Non vedo per quale motivo bisogna rovinare il divertimento con delle cose assurde, ecco. Sacrosante parole. Paolo, siamo arrivati alla conclusione, ti avevo detto 15 minuti, siamo già quasi a mezz'ora, ti chiedo perdono. Sono passati insomma questi 15 anni al Toro, 436 presenze in maglia granata, uno scudetto, una Coppa Italia, 170 gol. Cosa vuoi dire oggi ai tifosi di oggi che ancora ti amano, Paolo? Ma io in primis voglio ringraziarli per tutto l'affetto che mi danno tutte le volte che mi trovano in giro per l'Italia, perché veramente tante volte mi meraviglio di che mi riconoscono in posti che non me lo sogno nemmeno. Fa, lontani da Torino, in tutta Italia, però ci sono tantissimi di quei tifosi veramente che sono fuori dalle regole, però capisco perché sono stati avvicinati da quella grande squadra e noi l'abbiamo, tra virgolette, rinverdita purtroppo per un anno solo. Ma però è troppo bello, io li ringrazio di cuore e gli dico: forza Toro sempre, di non mollare mai. Parole bellissime che ancora mi emozionano, così come mi ha emozionato stare al telefono con te e registrare questa intervista. Io ti ringrazio veramente di cuore. Paolo, ti chiedo solamente di rimanere al microfono, nonostante chiuderemo l'intervista, per salutarti in maniera naturalmente più cordiale. Grazie di essere stato con noi e un abbraccio fortissimo. Grazie a te e grazie a tutti per aver la pazienza di ascoltarti. Grazie Paolo. Grazie.